bentornato nel mio canale YouTube. Passa una nuova settimana fortunata, felice e felice con i tuoi cari. Quali sono i segni di oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Oroscopo Capricorno di oggi. Focus su lavoro e finanze. Finalmente gratificanti. Se lavorate nel ramo commerciale o vi occupate di ristorazione, le preoccupazioni ci sono ma non così pesanti come l'anno scorso. È presto per dirlo ma in giro si parla di resilienza, e se il lavoro riprende anche solo un po', anche le finanze lasceranno sperare in bene. Novità in vista anche sul fronte aziendale. Domani al lavoro verrete a sapere tutto con dovizia di particolari. In arrivo c'è un bonus che non vi cambierà la vita, ma magari il look sì. È ora di comprarvi qualcosa di nuovo o darvi una ristrutturata anche senza ricorrere ai ferri del chirurgo. Intoppi superabili per chi all'alba si mette in autostrada alla volta del mare o della montagna. Vi infastidiscono, ma non compromettono i programmi della giornata. Al vostro appuntamento ci arrivate comunque per tempo. Astro tarocco del giorno per Capricorno. Asso denari. Vittoria, gioia, felicità e appagamento. In amore, è il completo successo, la soddisfazione emotiva e il desiderio, il successo dei progetti. Un amore incrollabile può presto portare a un fidanzamento importante, a una vita comune, a un matrimonio piacevole. Importanti notizie che possono arrivare in qualsiasi momento, annunciando il successo. Decisioni importanti in ogni campo. Ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Non accettate la rottura ma forse dovreste valutare gli aspetti positivi e riprendervi la vostra vita. Fate in fretta, il tempo è prezioso. Facilitazioni. Avrai l'occasione di guadagnare di più del solito. Spensieratezza, ottimismo e tanta fortuna. Poca voglia di lavorare. Se vi sentite come in trappola in amore, non tentate di farvi una scappatella, oggi sareste scoperti praticamente subito. Le vostre risorse non sono infinite e dovreste limitare le spese al massimo in questo periodo. Rischiate di dover contrarre qualche debito, anche se di lieve entità, che non favorirà il vostro umore. Se siete gelosi, o vi sentite tali, moderate la vostra gelosia, o almeno tentateci. Potreste essere al limite della sopportazione senza saperlo. Occasioni utili per colloqui di lavoro. Alcuni sapranno approfittarne per fare colpo sui datori di lavoro. Per alcuni potrebbe ancora non essere la sistemazione definitiva. Amore come la corrente alternata, alti e bassi con Venere che fa i capricci. Molte situazioni che andrebbero chiarite potrebbero trascinarsi oltre. Fate chiarezza nel rapporto con una persona che sta diventando invadente. Non lasciatevi travolgere da pettegolezzi inutili quanto dannosi. Dicerie, anche sul vostro conto, vi conviene soprassedere e far finta di niente. State per cogliere i frutti dell'amore. Siate generose con la persona che ha attirato la vostra attenzione. Se lo merita in tutto e per tutto. Da voi dipenderà l'efficienza nel vostro lavoro e solo la coesione tra tutti potrà assicurarla. Forma fisica smagliante ed eccellente lucidità mentale vi permetteranno di conseguire ottimi risultati nel lavoro. A qualcuno può sembrare che il giorno cominci male, ma sapete come trasformarlo in qualcosa di buono. L'amore è con voi oggi e potete sistemare tutto con una buona dose di sorrisi e di buon umore. Il vostro fascino potrebbe esservi molto di aiuto in questa giornata, poiché potreste ottenere più consensi di quelli sperati, proprio in merito alla vostra verve. Un sole pesci sempre molto sollecito vi fa avvertire fremiti di irrequietezza che vi inducono a voler sovvertire, sperimentare, rimettervi in gioco. Il vostro senso del dovere vi frena, ma, a fine giornata, un intelligente consiglio di un amico vi ridona l'equilibrio. Attorno a voi, la famiglia richiede le vostre attenzioni, il vostro tempo, una più attenta e sensibile vicinanza emotiva. Se una storia non va come deve andare, forse è il caso di interromperla. Gli ultimi due giorni di febbraio saranno molto promettenti per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di chiarirvi con i colleghi.
La giornata di oggi farà sentire i Capricorno forti e decisi. Finalmente questo è il momento di riprendere in mano le redini di certe situazioni per dargli la direzione che si desidera. Le stelle si aiutano, ma ricordatevi, cari Capricorno, di non tralasciare i sentimenti. Punto. Come anticipa l'oroscopo di Paolo Fox, oggi ritroverai la tua innata forza, la tua capacità di avere il comando delle situazioni. Finalmente potrai riprendere il controllo della tua vita. Cerca di non mettere da parte l'amore, però, perché in questi giorni potrebbe regalarti emozioni importanti. Punto. Le vostre opinioni sono parecchio discordanti rispetto a quelle delle persone della vostra famiglia, quindi è possibile che vi siano scontri oggi. Cercate di mantenere la calma, per non mettere in difficoltà nessuno. Punto. Sarete voi l'ago della bilancia dell'umore di tutti, per questo è importante che non vi facciate cogliere dall'ira o dall'istinto. Sarà pesante per tutti, ma ci vuole un po' di comprensione. Punto punto punto. Lunedì priva di una forte personalità, modello scolorito, aspettando che passi. Confusi rapporti con gli altri, dai più intimi ai più lassi, solo virtuali, chiamatele pure larvate simpatie. Meglio star zitti e far spazio alla musica. Nettuno in sestile promuove un concerto meraviglioso, ovviamente in streaming. Punto. Amore ed Eros, la gelosia e la possessività vi urtano i nervi, anche perché li ritrovate solo nella sua ultima edizione. Fino a qualche tempo fa non era così, parrebbe che gli UFO se lo siano portato via, lasciando a casa solo la sua controfigura. Serata in colore e in sapore, ma non dissetante come l'acqua. Non avete nulla da dire, perciò non aprite bocca. Punto. Ti butterai a capofitto in una relazione molto stimolante dal punto di vista erotico, e potrai godere delle gioie e del piacere del sesso. Se siete della prima decade, siete persone piacevoli e spavalde, non vi sarà arduo scovare una nuova preda molto disponibile ad amplessi trasgressivi e clandestini. Punto. Un Giove e un Urano entrambi in posizione benevola, il primo nel buon vicino Acquario e il secondo dal segno affettivo del Toro, vi consentono un notevole slancio altruistico verso la persona amata. Se avete una relazione di lunga durata, sperimentate oggi una completezza e una corrispondenza con il vostro partner come non avveniva da tempo. Punto. Lavoro e denaro, per chi è di turno sarà l'argomento principale della giornata. Attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco ma infondete tranquillità. Buoni guadagni in campo commerciale. Solo su un accordo che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti. Le cose non sono come sembrano, sotto sotto c'è dell'osco. Punto. Oggi potresti essere suscettibile di cambiamenti d'umore. Cerca di contenerti per evitare contrasti con i tuoi colleghi o comunque con i tuoi superiori. I nati nella seconda decade dovranno fare attenzione a non pensare solo alla stima e al lustro, ma a tenere conto anche dei miglioramenti finanziari. Punto. Avete l'esigenza di fare pulizia attorno a voi e nella seconda metà della giornata questo si può realizzare grazie alla vostra capacità di saper voltare pagina. Ancora un'opportunità imprevista attiva la vostra ambizione, seppure questa lunedì lavorate. Punto punto punto. La carriera mostra quest'oggi traguardi eccellenti, vi porta lontano, mette in risalto la personale competenza che avete saputo dimostrare negli anni. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 9 del mese gennaio, tenete occhi e orecchie ben aperti poiché si sta muovendo sicuramente qualcosa di significativo e richiede il vostro impegno costruttivo. Punto. Benessere, consumando più frutta e verdura la pelle guadagna subito luminosità. L'essenziale è controllarne la provenienza, solo prodotti a chilometro zero e possibilmente bio. Punto. Con Marte poco amico, la forma fisica e l'attenzione per il corpo lasceranno un po' a desiderare. Vi sentirete stanchissimi e nervosi. Perché non vi iscrivete ad un corso di yoga? Vi infonderebbe una incredibile sensazione di benessere e tranquillità, in barba ai transiti avversi. Punto. Per lei, lunedì piacevole ma non stratosferica, il gossip che vi urta al lavoro ve lo ritrovate anche nel tempo libero. Attente, non si ride delle grane altrui, per effetto boomerang potrebbero capitare anche a voi. Punto. Per lui, voglia di mare, arte e bellezza, vero che non è tempo di spiaggia, onde e ombrellone, ma smarrire lo sguardo nell'immensità marina sorseggiando un drink protetti da una vetrata è già un'emozione impagabile. Punto. Colore delle emozioni, ocra. Punto. Barometro dell'umore,
sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo.